boh. Eccolo là. Sta a te scoprirlo. Questa speranza si è avventurata in mare prima di te per trovare il modo di sgominare le bestie che ti perseguitano da generazioni. Ma che Oceania? Pensavamo di aver trovato una soluzione, o E così invece. credevamo. Poi il drago solcò i cieli come una fenice, in fiamme di agonia. Ma il nostro eroe non fece ritorno. Rimasero solo la tempesta, le bestie e la paura che qualcosa fosse cambiato per sempre. Non sarà un viaggio semplice. E quando mai? La tempesta avvolge la torre del drago come un mantello. Il drago sarà pur morto, ma temo che si sia risvegliato qualcosa tra le sue ceneri. Dovrai lottare per farti strada. Incredibile. Raggiungi la torre e scopri che fine abbia fatto il nostro guerriero. Devi affrontare ciò che vi si annida. Probabilmente molto. Che tsunami è, proprio. Quando la nostra ultima speranza svanirà, un'altra prenderà il suo posto, Ovviamente. finché avremo respiro in corpo. Se posso. Ah, non si può mettere in pausa ancora. Che storno. Eccoci qua. Dicevo, volevo un attimo solo mettere le opzioni, ovvero se potessi, giusto, un qualità di ombre, un pochetto, gioco, me le concedi un pochetto di qualità di ombre? Oh, thank you. Senza laggare troppo. Anche se mi sembra che più o meno stia andando allegramente il gioco, così si salta. Guardato non colpisce. Ah, con L2. Ah, L2 si colpisce. Come stiamo andando? Vedo osso. Sembra tutto fluido in realtà. Non so BS cosa stia dicendo, comunque. Pure le combo. Sono io, fornaio temporaneo, puoi trovarli in giro acquistare i mercanti. Se non ne sono presenti altri in inventario, i consumatori vanno equipaggiati praticamente la raccolta. Ma perché mi dici di fare queste cose? Sono già i casini. Salve. Cosa succede? No, preferisco ammazzare che schivare, sai com'è. Olè, salve. Meno male, sennò è un casino. Il gioco sembra andare fluido anche in live. Sembra, sembra. Eccoli lì che mi aspettano i simpaticoni. E già che non salta in un modo serio, ma salta così.
Au, e sto guardando se andava tutto bene, porca miseria. Addirittura. Che poi tra l'altro non sarei arrivato qui se non avessi usato l'attacco in mischia, me lo dice adesso. Eccone un altro, e alla battaglia! Questo è forte, questo è diverso. Uccio! Ho notato. Non dovevo essere qui. E questa chi è? Resisti, andrà tutto bene. Muoviti, Allen! Siamo compagnia! Oppure è normale morire. Che strano. Sei sveglio. Ehi là. Ehi, facci piano. Sei ferito gravemente. Non avrei mica intenzione di rimetterti a sanguinare. Chi sei, dove mi trovo? Posti cazzi che sei tu. Dove mi trovo? Al World 13. È un posto sicuro. Forse l'unico che ci sia. Sono Wallace. Ok, cosa vuol dire che c'è l'input di ok? Ho chiesto al comandante, se potevo. Chi è il comandante? Il comandante Ford. È lei il capo. Oh, il comandante Ford e il signor Riegler ti hanno trovato fuori e ti hanno portato qui. Ma hanno detto che... che Mark non sarebbe tornato. E chi cazzo è? Lui è... Ma che risposta è? Lasciamo perdere, ma allora tanto vale. Il comandante ha detto di andare da lei... appena ti fossi svegliato. Si trova nella stanza in fondo al corridoio. Troverà una sistemazione anche a te. Qui ce l'abbiamo tutti. Lui non parla. Ci si vede. Slacchiamo tutto, Che è qua? Qui il tenente. Ah, leggi, grazie, che non si legge benissimo. Noi news siete sopravvissuti, usciti all'attollo. Abbiamo abbandonato il World 16 e ritirarci qui il 13. Tutti gli altri sono morti. Tutti i modi siamo rimasti. Root è invaso anche il World 13. Sono corpi dappertutto, sia di Root che di umani. Per qualche altro motivo se ne sono andati in luogo abbandonato. Non ci sono più sognatori. E per loro sono venuti, non so come faccio a saperlo, ma ne sono certi. Root e i sognatori sono in qualche modo connessi. Lo sento, una volta uccisi i sognatori, Root non ha più motivo di restare. Il capitano Harrison Ford ora comandante, credo che dobbiamo rimanere nascosti fin tanto che non capiamo cosa succede. Riparate il cristallo, vuol dire niente. Ok. Mamma mia. Va bene. E qua? Sempre schifo sto salto. E se io la schippo? Ah, facciamo casini, già. Ma pensa un po' chi si è risvegliato. Ti davo per morto. Io e Riggs ti abbiamo tirato fuori da quel macello per un pelo. Chi sei, dove la mia arma? Non è detto che soddisferà la mia richiesta, proprio di sapere chi sei. Sono il comandante Ford. E questa è la mia base. E tu, amico, sei un ospite inatteso. È mio dovere sapere che tipo di persone lascio entrare nel World 13. Sono settimane che non vediamo anima viva su quella spiaggia. Mi devi dire il vero motivo per cui ti trovavi là fuori. O ti lasceremo in pasto ai Root. Mi sa che conviene rispondere. È da molto tempo che qualcuno non si reca in quella torre. Ma non hai alcuna possibilità di raggiungerla con questa tempesta. Ovviamente. La verità è che il World è stato isolato. Abbiamo dovuto bloccare i cancelli dopo averti trascinato all'interno. Che animazioni un po' così. Sono dappertutto. Ma ora che sei qui, mi è venuta un'idea. Senti un attimo. Vuoi andartene?
Dovrai prima fare qualcosa per noi. Non vi devo nulla. E beh, se fino adesso ho detto così, rispondiamo così. Per prima cosa ci serve corrente. La tempesta ha messo fuori uso il nostro... Anche perché mi sa che non era questo opzionale, quindi devi dire sì. Possiamo attivare un'altra via d'uscita. È per la quest mi serve il reattore, però sono curioso. Non è esattamente una porta e potrebbe non funzionare. Complimenti. Il reattore è nel seminterrato. C'è una scala, porta lì. Rimettilo in funzione e poi torna qui. Perché affidarmi con questo? Non ho intenzione di perdere altri dei miei oggi. Ah, giustamente. Un uomo giustamente. Qualche giorno fa. Sospetto che i Root abbiano trovato un punto d'accesso. Vai da Riggs per la tua spada. Non credo che i tuoi pugni serviranno a molto contro i Root. Fai questo io per sono noi Root. E io farò in modo che tu possa uscire da qui. Olè! Prima ritorna la corrente, prima potrai andartene da qui. Perché mi odiano così tanto? Qual è il problema se rimango? Di qua o di là mi sa che devo scendere. Ah no, in realtà di qua sono già andato, giusto. Punto che sono disarmato. Ah, te li cazzotti, eh. Era qua vince il fuoco, nel fuoco c'è il legno, e il legno vince l'acqua, e questo è il gioco. Quindi questo gioco va bene. Ciao. Quindi questo gioco va bene. Ford ci mantiene all'oscuro, letteralmente e metaforicamente. Eccomi qua. Neanch'io. Se non si può neanche parlare. Non puoi fare nulla ormai. Raccogli il tuo bastone. Tu stai cercando solo guai. Tu stai cercando solo guai. L'ira degli dei tu scatenerai, ti inginocchierai a noi. No, 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 no. Adesso noi ci vediamo, una bella live. Paura, sai. Dici un po' quello che vuoi. Poi tanto ti piegherai. Olè. Dicevo. E mi ha comunque intrigato perché all'inizio c'è un'introduzione, come abbiamo visto, cioè in realtà che non avete visto perché appunto ho fatto già quella parte, ovvero dove ci personalizziamo il personaggio, e anche se non è proprio un RPG, quindi non è che ha molto da personalizzare, però il giusto, purtroppo bisogna essere forza dei vecchi per giocare a sto gioco, sostanzialmente, è la fine, sì. Tutto il resto, poi è un survival. E mi sa che a sto punto li toglio gli audio perché è inutile tenerli così. Quindi. Spero tu possa ripristinare la corrente presto, straniero. Senza luce e calore, i più deboli non resisteranno a lungo. Te capi? Ehi, ti tengo d'occhio. Non toccare nulla. Me lo dici con quegli occhi, effettivamente. Me ne voglio andare, no. Questo è il salto, adesso devo trovare l'arma che mi hanno sequestrato, adesso picchio e basta, così mi accovaccio. Wallace farebbe meglio non seguire le orme del fratello. Se fuori da quei cancelli non hai abbastanza munizioni, sei spacciato. È difficile dire chi è chi al buio. Povero Wallace, perdere Mark in quel modo. Vediamo un po'. Il reattore. Che ne so io dove sto reattore. Va. Anche perché qui è tutto spento. Eccoci. Sembra fosse qualcosa di importante. Non è il mio personaggio?
E quindi che cazzo vuol dire che fanno il filmatino per dire che è importante? Ah, ma c'è ancora sta parte. Mi fa piacere vedere un nuovo volto. E non si, non mi guarda. Ehi, amico. Il reattore si trova oltre quella porta e giù per le scale. Ehi, stai allerta. Dica. Sono manichini. Ah, pensa a te. Quindi venire qua è inutile. Ma cosa? Ehi là. E abbiamo anche diverse scelte da fare negli altri. Mi hai fatto prendere un colpo. Non c'è mai nessuno che si aggira da queste parti. Non sei di queste parti, vero? Io sono Ace. Ace Cotterill. E tu? Secondo il reattore cosa ci fai qui? Se gli chiedo cosa faccio qua mi manda a fanculo sicuro, quindi secondo il reattore. Beh, l'hai trovato. Far partire quel relitto però non sarà facile. Quindi, hai mai fatto partire un reattore? No, beh, diciamo innanzitutto no. È piuttosto rumoroso. Buon per te. Si tratta solo di premere un pulsante sul terminale sopra di noi. L'avrei fatto io, ma senza sapere che cosa potrebbe avvicinarsi a curiosare. Se siamo in due, forse abbiamo una possibilità. Ok, allora ho un'idea. Tu vai su e fai partire il reattore, mentre io ti aiuto a uccidere tutto ciò che si avvicina. Ti serve un'arma, vero? Vediamo cosa ti posso trovare. Ah, l'archetipo! Allora, e queste due, perché non c'è un archetipo ovviamente migliore, dipende da come ognuno gioca e comunque quindi rimane una difficoltà. Specializzate il combattimento di precisione a lungo raggio, dispone di un fucile di caccia, ah quindi ho equilibrato, ho attacca brighe comunque. Milisanza nel supporto, dispone di una potente doppietta. Pistola, ripetizione, una lentale ascia di scarti. L'ex accolito controlla la media distanza grazie al suo eccellente danno della raffica del suo mod Aura del Goritore. Crea un'aura d'affetto curativo che ripresa gradualmente la salute di tutta la squadra. Ma sai che? Perché il cacciatore proprio mi sa che non riesco. Ma che nemici rendono invisibili sia lui che i suoi compagni di squadra attraverso i muri. Inoltre aumenta la probabilità di colpo critico contro gli obiettivi mancati. Sono tutti interessanti. C'è il fucile a pompa, la pistola di ripetizione e un enorme martello di scarta. Capire invece quando si trova faccia a faccia col nemico. La sua mod sicuramente rende delle munizioni infuocate aumentando la probabilità di incendiare il fuoco. I nemici. Sono deciso da questi due. A parte che è un peccato perché si vede la faccia solo qua. Quindi anche quello potrebbe, visto che non so che dire. Ma fammi vedere un attimo. 17, 55, 52. Boplava. È un bel dilemma. Non so se qualcuno di voi ha qualche suggerimento, perché comunque... ascia di scarti. Però questo c'ha il martello. E però il martello è...
Forse mi conviene di più pistola di ripetizione, doppietta, fucile a pompa, pistola che hanno in comune. Hanno tutti la pistola di ripetizione. Quindi 102, 55, 52. Beh, più forte l'ex alcolito, scusa, eh. Hanno le stesse armi, ma questi qui li ha più forti. Ce la pompa o doppio danno, doppietta. Ah, ti dirò. Sono indeciso scegliendo gli archetipi, potrebbe essere interessante. Xalcorico attacca brighe. Bim bum bam, bim bum bam. Chi mi scelgo? Vada per questo. Così dovremmo avere qualche possibilità in più. Vai là. Olè. Oh, finalmente. Sì. Qua le caratteristiche. Salute più 5. Oh, tu pensa. Insomma. Ci potremmo anche stare. Diding. Olè. Te spao forte. Te spao, hai capito? Te spao. Che dire. Cambio armi. E abbiamo il fucilazzo, che comunque dovrebbe andare bene. Olè, olè, olà. Reattore, dove caspio l'avvio? Despaoe! Remnant, c'è scritto, non mi sbaglio. Neanch'io. L'ho scelto apposta. Ma neanch'io lo conosco. Ah, eccoci qua. Ma come la stessa dice sul joystick? Ah, ok. Zigzag, bla, va via. Più o meno. Solo che è un posto apocalittico. Ed è, ho personalizzato un pochino il personaggio sia di aspetto che di archetipi. Mi sono scelto quello a metà, che ha la pistola e il fucile a pompa. No, il fucile non doppietta. E adesso ci divertiamo. Dopo gli utente. Voilà. Oh, salve. Il gameplay che mi piace. Non ho la mia automatica, peccato. Olè, dove sei? Qua. Olè, olè, olà. E si può anche giocare online, tra l'altro. Ma arrivo. Cosa fai? Ah, sono dappertutto. E zomma, e zomma. Aia. Questa è schivare la Dark Souls. Oh, si sono stufati anche loro. Infatti, Revelations mi è piaciuto un sacco. Purtroppo in questo gioco bisogna essere vecchi per forza. Quindi è anche un po' limitato come personalizzazione del personaggio. E ci sono anche le scelte multiple. Ce l'ho fatta! E ho salvato anche il tuo culo. L'animazione facciale fa nascere un po' desiderare, ma vabbè, non importa. Ed è tornata la corrente. Direi che è una vittoria. Faresti meglio a fare rapporto a Ford. Lasciami io sono Ford. Ogni tanto, ok? Cercherò di farti lo sconto. Mi serve una mano. Olè! È da un po' che non mi capitava un combattimento così. Eh beh. Come fai a saperlo?
occhio riesce a capire dove doppiano i giochi. Wow. Allora, dove sto? Horizon Ford, che tra l'altro sotto di me abbiamo la mappa, anche se non la vedete. Però sono curioso anche di andare qua giù. Ma quanto è costo sto posto? Perché praticamente prima avevo solo il coltello, poi ho scelto l'archetipo e mi hanno regalato le armi da disarmato, poi perché quindi mi hanno attaccato i mostri, una certa non ce l'ho più fatta, sono morto, mi hanno salvato questi qua e mi hanno chiesto di attivare il reattore, non ho capito benissimo il perché, e poi mi lasciavano andare. Non è niente. E là. Ole, ole. Così si scendono prima le scale. Guardate la casa. Si arriva prima sotto. Indoviniamo un po', è chiuso. Vabbè, non è che potrebbe essere così tanto grosso il mondo di gioco. Ah, ecco il mio coltello. Saremo di qua, eh? Eccoci. Ah, che bello avere un po' di luce da queste parti. Incazzatissimo. Ti stai mettendo a rischio per delle allora. Gente che non conosci, straniero. La mia missione è più importante di rischio, solo bisogno di mettermi sulla mia strada. Ho bisogno di mettermi sulla mia strada. Ma che cazzo di spostare? La mia missione è più importante dei rischi. Non ho capito cosa deve fare. Stai cercando di arrivare su quell'isoletta, vero? Le voci girano rapide qui, visto che non c'è più molto da dirsi. Ascolta, amico. So che non mi conosci nemmeno, però voglio aiutarti. Wow. C'è qualcosa in te che mi parla di... Destiny, mi perseguita Destiny. Salverai il mondo, vero? Tanto bisogno di uscire di qui o farò un tentativo? Mi sa che si aspetta questa risposta. Così ti voglio. Yeah! Ecco, prendi questo. Poi di drago, meglio così secondo me. Quelli che riescono a mantenere il proprio animo. Un vecchio amico mi ha detto che questo gingillo tiene a distanza persino la morte. Almeno per un po' di tempo. Parla con me ogni volta che parla vuoi comprare con altri me. Tesori per i tuoi viaggi. Ace ha uno spazio suo laggiù. Tra me e lei abbiamo ogni tipo di oggetti preziosi. Comunque, quella pietra lì è gratis. Prenditene cura. Però un'ottima domanda. Perché il resto del mondo non è molto clemente. Dobbiamo mantenere un equilibrio. Come stavolta? Un'ultima cosa. Ellen, cioè il comandante Ford, lei sa molto di più sull'isola di quanto lasci intendere. Chiedile del fondatore del World 13. Ti metterà sulla strada giusta. Olè. Mi fa piacere vedere un nuovo volto. Quel drago può essere usato per questa salute persa. Mica è. Un numero di utilizzi limitato per il suo potere si esaurisce, ovviamente. Se questo è usato. Però si ricarica al checkpoint. O con la morte. Alla fine mi ha un po' semplificato questa risposta. Pensa a te. Sto coglione che ci crede. Quindi. È da un po' che non mi capitava un combattimento così. Ma dai, sei ingannato il disco. Allora. Però non sembra male. Ho fatto finalmente un altro gioco con il gameplay che mi piace assai. Ehi là! E non dice quindi nulla. Sei tu lo sperduto di cui parlava Ford.
Che sei tu, lo sperduto? Cioè, che domanda è, cosa ha detto la foto? Gliel'ha appena detto. Boh, ripetiamolo. Lo dicevo io che dovevamo equipaggiarti per la città. Non ha alcun senso per me dare via pezzi utili per niente. Però sembra che eliminare qualche route sia sufficiente per il nostro comandante. Se Ford mi fa sprecare tempo con ogni sperduto che si presenta, ci sarà da parlare. Sono McCabe, l'ingegnere, e tu sei una spina nel Ma fiume. grazie. Non sono una spacciatrice di scarti, Ma no? d'accordo? Io non miglioro la spazzatura. Ma se sarebbe così scorbutica, sarebbe lecita come domanda, però non so. No, mi sa che è meglio tenerla simpatica. D'accordo. Vediamo un po' con cosa abbiamo a che fare. È tutto ciò che puoi avere per ora. Portami più componenti e te ne farò altri, dietro compenso. Ora vattene, ne ho abbastanza delle tue chiacchiere. Guarda tutto lì. Se dico che sei scorbutica, mi manda a fanculo, mi sa. Sì. Grazie, arrivederci. Allora, le mod armi si usano per aumentare la potenza della tua arma a distanza. Quando si equipaggiate, esse generano mod potente mod infliggendo danni agli obiettivi nemici. Ciao Ale, da quanto tempo? È proprio bello per adesso. Con il misuratore di potere pieno, premi R1 per attivare la mod arma. Alcune mod si attivano immediatamente, altre con la modalità di fuoco, altre no, aggiungendosi tra i proiettili degli effetti devastanti. Le mod possono essere equipaggiate nella schermata di inventario selezionando un'arma di distanza premendo X per equipaggiare. Ok, va bene. Non ho nulla per te. Avrei dovuto chiedergli perché è così scorbutica, sì. Altro shop. È lui che arriva. Ehi, è bello vederti di nuovo in piedi. Benvenuto al World 13. Mi hai dato una mano? Ho fatto tutto ciò che potevo per rimetterti in sesto, ma mi sembri un tipo tosto. Beh. Il mio nome è Riggler, ma mi chiamano tutti Riggs. Beh, la tua spada si è ridotta parecchio male nel combattimento. Purtroppo non c'era molto che potessi fare. La lama era spezzata quando ti abbiamo trovato. Non è altro che scarti ora. Ford ha detto che dovremmo aiutarti con tutto ciò che serve per la città, come ringraziamento per averci assistito. Ah, forse Bene. possiamo sfruttare la tua vecchia lama. Fammi vedere. Oh, così, papam, e via. Risfogliare le tue armi, le tue armature, usando i materiali che raccogli in giro che colpiscono i nemici. Potenziare le tue armi è fondamentale, chiaramente. Allora, quanto c'ho in tutto ciò? Attributi avanzati. Ti dirò 18 di danno, ci dovrei. E allora, però questa ha la mod arma. Ciao Matteo. È una pozione curativa di 2,3 monete che cura 10 di salute al secondo. Dura 10,5 secondi. Comunque interessante. Ah, ne ho 223. Quindi o uno o l'altro. Però, a rigor di logica, se sono entrambi potenziamenti, ma solo uno mi dà la mod, io concludo che. Però, no, perché ci sono anche le armature di mezzo da gestire. E non ne manco tantissime RPG. Pensate se lo era di più. Mentre probabilità di ottenere materiali ferrosi quando si distruggono gli oggetti fragili. Ah, molto semplicemente. Ma te lo dico. Sì. Adesso sono povero. Bene, ehi, dai, così va meglio. Ah, prendi questo. Non è molto resistente, ma protegge meglio di quello che hai già. Meno male. Ah, ecco qui, un po' più robusto. Tutto Da bene. fuori può tornare utile anche un piccolo vantaggio. Un cowboy. Ma avete abbastanza provviste per voi? Allora, farmi comandare la bacchetta alla Ford non è così male. Perché? Cosa vuol dire? Avete abbastanza provviste È per voi? vero, non abbiamo molto, ma ci hai aiutato. E noi faremo lo stesso con te. Se ti servissero dei miglioramenti per le armi in futuro, vieni a trovarmi. Scommetto che per Ford ora hai ciò che ti serve per partire.
Speriamo solo che non ci sia un esercito Ramaglia ad attenderti là fuori. Che vaglia. Torno dal comandante e reso un foto, va bene. Andiamo pure. Dove cazzo sei ficcato? Ah, questo qua. Mi fa piacere che tu abbia più equipaggiamento. Riggs e McCabe sono bravi. Spero sia sufficiente per metterti sulla tua strada. E vedo che Reggie ti ha consegnato il cuore di Drago. Non si sarebbe mai separato da un manufatto tanto potente senza una buona ragione. Pensa che io abbia un destino e mi sento il fondatore della World 13. Diciamogli cosa mi faccio il mio destino. Fondatore della World 13, sì, ma non ho capito niente. Cosa mi faccio il mio destino. Quindi immagino ti abbia detto che io ti avrei potuto aiutare. E dai. E va bene. Reggie sarà pure un vecchio pazzo, ma è difficile che si sbagli. Non possiamo uscire dai cancelli in questo momento. Il fondatore, mio nonno, mi diede questa chiave anni fa. Disse di usarla solo se non avessimo avuto altra scelta. Beh, non abbiamo più alcuna scelta. Perfetto. Visto che hai rischiato il collo per noi, mi sembra giusto che sia tu ad avere l'onore. Prendila. C'è un terminale al piano di sotto, nella stanza principale. Usa lì la chiave. Con un po' di fortuna potremo farlo ripartire. E se ci va sotto in aria, boh, un po' mi immagino che dica che cazzo, allora non facciamo nulla. Cioè, se ci fa saltare in aria siamo già a rischio noi, quindi. Beh, speriamo non succeda. Che cazzo ti ci devi dire effettivamente? C'ha ragione. Questa chiave non serve a nulla se non viene inserita nel terminale al piano di sotto. Tutti simpatici qua. Sì, beh. Comunque, se in un posto apocalittico con un po' le palle girate, normale, cioè. Che succede? Piano di sotto, abbiamo detto. Ma perché di spalle questo personaggio sembra Samuel Jackson? Non so se è voluta la cosa. Mi sembra tantissimo. Proprio dal film. Come cazzo si chiama? Sempre nel Far West. Hey, grazie per aver ripristinato. Troppo forte. Ci hai sì, ma non alitate quando doppiate i giochi, per cortesia. Oh. Meno male che non siamo più al buio. Le urla di quei Root si sentivano fino a qua. Spero tu non abbia lasciato indietro nessuno. Ma cosa fa? Beh, non conoscevo nessuno, quindi non lo so. Questa tempesta è un cattivo presagio. Un segno di ciò che verrà. Caghi? Ocio. Ok. Mani in alto, sparo. Tutti tranquilli, eh. E se sparassete e si esplode tutto. No. Mi è scivolato il dito su L1. Non l'ho premuto, ciccio. Io premevo L2 tutto il tempo per ammirare, per divertimento. Fine. Ah, vabbè. Santa pazienza. Dove vado di bello? Qua. Come dire? Ah! Ho capito. Ah, oh, facciamo così. Davvero incredibile, vero? Avevo letto qualcosa, ma non l'avevo mai vista in funzione. Questo occhio rosso potrebbe essere la nostra unica porta che dà sul mondo esterno. Vuoi andartene? Ecco la tua opportunità. Ma se ti ho...
Sanissimo è arrivato su Remnant. Sì, ho mancato un messaggio. Ma che strano, è un normalissimo FPS. A parte la difficoltà di gestire la parte RPG, come dicevo, è il mio gameplay praticamente. Buona live. Ho chiuso col farti da galoppino. No, che poi mi vanno tutti contro. Mio nonno è stato comandante prima di me. Lo chiamavano il Però adesso no. World 3. Mi sono scelto, come hai visto, questo archetipo. Speriamo in bene. Che era... dopo il primo attacco del... non dico quello più equilibrato. Perché anche l'attacco a brighe ci stava, secondo me. A indagare. Poi un giorno. Non ha più fatto ritorno. Non ho mai saputo che cosa gli fosse successo. Lasciato gli indizi di Gordy Root, pensi che sia ancora vivo. La voce non sembrava, quindi qua. C'è un locale appena fuori dal ward. Lì si trovano tutti per i suoi... Per fortuna, adesso vediamo. E gli indizi su dove si fosse diretto. Se vuoi raggiungere l'atollo, lui potrebbe essere l'ultimo che sapeva come arrivarci. Ascolta, mi fa strano che questo gioco vada online, non ha senso. Funziona così e va bene, ma che fa online? Ma tu ci hai aiutato e te ne sono grata. Sarai sempre il benvenuto. Buona fortuna. Ok, c'è l'opzione di fare ok nel nulla. Capito, sì, ma... Scuola di gladiatori per i più coraggiosi. Andiamo a toccarlo. Vai! Bacialo forte! Utilizza checkpoint. Ah, giusto per caricarmi, come mi diceva. La sovrivivenza è disponibile. Se faccio la manita sovrivivenza, ma non credo di volerla fare. Quindi devo viaggiare. Mo sistemiamo un attimo qua, perché mi stanno arrivando tutte robe che non stavo capendo, ma... Ah, c'è solo questo. Eh no, ovviamente conviene così. E ovviamente contiene così. Ok, quindi... Una volta consumato l'eroe viene trasportato al checkpoint. Una borsa, ok. Scherzavo. Mappa va bene. E allora mi sa. Quando un personaggio sale di livello riceve un punto di caratteristica per potenziare le caratteristiche disponibili. Le caratteristiche sono nascoste in giro per il gioco, associate che. Ok. E mi sa che dobbiamo attraversare tutto, sì. Va bene, attraversiamo e andiamo chissà dove. Capito. E col teletrasporto dove finiamo di bello? Per questi scenari del fondatore, ma gli obiettivi mi vengono in mente quando arrivo sul posto? Cioè, gli obiettivi non potessi darmeli a prescindere. Ah, il tesserino. Perché tu sai che devo dire, mi spiace, ma molte cose poi non servono, non so, che ti dica addio. Ci ho messo del tempo per passare le parole ai fatti, però adesso sarai contenta. Andò a parlare con la Ruth, madre della vecchia chiesa, oltre alle galerie del metropolitano, e mostrò la via e lascia questo mondo e così sparirò per sempre. Evviva. Qual è il labirinto? Checkpoint. Ah, mi pareva. Quel sorrisino, bel sorrisino. Ah.
Porca puttana. Ma non serve a preoccuparmi. Perché mi metto di farlo? Ma porca puttana, dov'è? Il sorriso. Ah, bella lì. Si saranno accorti di me? Che cazzo vuol dire metterlo dietro qua? Oh. Olè. Non è che ogni volta bisogna montare l'arma. Salve, 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 salve. Troppo divertente. Calmissimi, calmissimi, che sto arrivando. Ce n'è per tutti. Con calma, mi raccomando, ricaricate con calma. Faccio quello che posso e devo avvicinarmi a prendere le randellate. Va bene. Facciamo così allora. Adesso sono abbastanza comuni. Tra l'altro non mi è neanche fatto scegliere di difficoltà stavolta, quindi non si può dire che sto giocando a facile. Guarda quanta roba. Dov'è? Mi sto perdendo chissà dove. Muflone. Salve! Ancora! C'è qualcuno mal di pancia a sentirsi strani, sì. E allora! E allora! Adesso si può ancora fare. Sì, l'attacco in missia è... Me l'ha già spiegato il tutorial. Salve! E risuscitano così, allegramente. Buongiorno! Aia! Dai, sto... Ma proprio così, senza barra energetica, niente? Muoio stecchito e basta? Vabbè. Devo usare più spesso L1, sì. Solo che non mi sono proprio reso conto da quella barra lì in basso a destra. Dicevamo. No, aspetta, ma che cazzo? Perché sono tornato alla base? Niente. Niente, non... Lo fanno strano, perché uno si aspetta, respawno dalla base, così uno dice, scegli poi dove devi andare. No, ti faccio già respawnare dove sei tu, dove vuoi andare. Per qualche strana ragione. Allora. Stavamo dicendo, da qua. Inizio a puntare a spargli i punti deboli, che non mi ha ancora detto quali sono. Sto arrivando. Chi lo dice? Non è che erano le parti basse che mi fa capire. O la testa. Molto probabilmente la testa. Allora, dicevamo. C'erano sti stronzi che io uso questa roba perché? L1 è troppo comodo. Vabbè.
Mi scivola sempre il dito su L1, non capisco perché. Che palle! Non so perché non si apre, sono due bastoncini di legno, va bene. Sì, come al solito. Ma tu l'hai giocato con tutti e tre gli archetipi che ti davano? E allora? Beh, per adesso è ancora facile spegnere quei titoli, poi non lo so. Ah, ok. E sembra sempre Samuel Jackson. Però boh, è perché alla fine mi sembra quello più equilibrato, perché l'attacca poi che boh. No, non mi dire così, come costante. Chi c'è? Dov'è? Perché? Eccolo! Questo è grosso. Ma muore subito come gli altri. Ok, dopo. Oh, è stato terribile. Ciao. Ah, ma si arrampica almeno quello. Buttati. Eccomi che arrivo da voi. E sdanghete. E si mette male. Ho capito che si mette male. Oh, stavolta mi sono curato. È venuto L1 consapevolmente. Vabbè. Adesso siamo nel punto X. Adesso mi ricordo. Quindi. Visto che sono così simpatici, io devo ricambiare armi. Vabbè, in realtà non ho mai usato la pistola. Aia, porca quella miseria. È inutile che ti incazzi. Olè. Ciao Angelo, grazie mille per essere qui. Come hai visto, io sviluppo videogiochi, sono un grande fan di Assassin's Creed, Silent Hill, eccetera eccetera. E ho voluto provare Remnant, anche se non so nulla. Spero che ti piaccia stare qui. Come va Angelo, tutto bene? Piace tanto il gioco? Chi lo sa? Allora. Tutto bene. Quindi spero che ti ritrovi anche per tutto il resto che faccio qui. Poi non è che gioco a Silent Hill perché l'ho già finito in realtà. Quindi in realtà, come vedi la programmazione, abbiamo martedì sono stata 4 Gamers, un altro canale di Twitch dove collaboro, c'è anche articoli. Invece mercoledì abbiamo non mi ricordo mai la memoria. E io faccio L1. Oh, L1. Allora, gioco, abbi pazienza. Se tu mi disabiliti la cura esattamente durante il combattimento, io quando la uso, secondo te, la uso per non morire? No, è logico, non me la puoi togliere perché ti ho visto che hai spento l'icona. Quindi ti dicevo, mercoledì abbiamo Assi Bioshock Infinite, che lo sto finendo. Se ci vuole ancora. No, in realtà non lo so quanto ci vuole ancora. E poi invece giovedì abbiamo Lord Day che invece è con Alan Wake, che anche lì mi sta piacendo un sacco, e venerdì con Rise of the Tomb Raider, e ho la trilogia, quindi giocherò anche
anche l'ultimo. E poi sabato è dedicato a Loreto, che per il momento è sempre PS2. Quindi sto finendo PSP, insomma, in generale, perché sto finendo proprio l'ultimo gioco su PSP di God of War, purtroppo. Quindi grazie, grazie mille. E tra l'altro ho anche fatto uscire sul Play Store, se vi interessa, la mia app in beta, Snow Home. Infatti poi domani uscirà sul mio canale YouTube tutto un video dedicato dove spiego il tutto, perché anche perché poi molti l'hanno fraintesa, non so perché. Allora, qua ci vogliono un po' di proiettili, perché non è possibile. Oh, così capiscono al volo. Sì, sì, perché come vedrai, se tu fai, perché prima bisogna capire di cosa si parla, no? Quindi se fai punto esclamativo Snow Home, così. Perfetto. Praticamente sembrava semplicemente. Ma porca di quella. Anche. E l'amico Fritz pure. sulle scale. Sulla ringhiera. Praticamente sembrava. Ma sparano all'infinito, ma io non lo so. Ma che. Oh, stavolta l'ha fatto, incredibile. Allora, sembrava semplicemente che controllassi un pupazzo di neve in un platform generico e devi sopravvivere al fuoco così a caso. Poi in realtà, abbiamo il piccolo spoiler del video, in realtà non è tutto a caso, ovviamente, per aggiungere un altro igloo. E durante il surriscaldamento globale, il fuoco è una metafora del surriscaldamento globale, chiaramente, e questo pupazzo di neve vive in questo al Polo Nord, diciamo, in questa versione platform del Polo Nord, dove ci sono anche proprio anche delle piattaforme che non reggono il suo peso, e quindi così. E sarà un loop infinito, perché poi ci sarà lo spin-off invece di Refi, che devo sviluppare, poi lo spiego poi bene nel video. È lì che poi il nostro eroe, diciamo, distruggerà tutto il fuoco che c'è al Polo Nord, e quindi sarà andato sul riscaldamento globale. Però il pupazzo di neve rimarrà lì così a fare le sue avventure, cercherà sempre un altro igloo per sempre. Però, ma porca di quella. E quindi ci saranno anche riferimenti reciproci sia sul gioco per PC sia sul gioco per mobile di entrambi i giochi. Ma porca di quella. Olè, piazza pulita. Te capi o no? Allora, Snow Home è per cellulare, chiaramente, come potrai vedere dal link. E adesso sono su PC, perché? Importante cambia qualcosa in base alla console, non so. Grazie, grazie. No, dico, è perché cambia quale, ci sono differenze con le console che è importante sapere dove lo gioco. Eccoci qua. Olè. Oh, ciò. Non hai la mia? No. Infatti io odio il multiplayer, non so se lo so che è un po' contrario alla filosofia di Twitch, però l'ho mollato da tempo, ci ho provato tantissime volte. Ho provato Destiny 2, ho provato Rocket League, mi sono sempre rotto le palle dopo un po'. E invece quando ci sono delle trame, no, dove tutti insieme scopriamo dei giochi nuovi, è molto più figo in realtà. Quindi e dai, ok, così. Infatti non capivo mai perché la gente preferisce il multiplayer. Cioè, non mi soddisfa anche dimostrare che sono più bravo degli altri. Mi soddisfa di più una storia emozionante, o mi sbaglio? Poi boh. È finita. Incredibile. Ma proprio 100%? Figo.
Ma non è finita, non è vero, mi dice le bugie questo qua. La penso come te, infatti questo gioco è solo PvE cooperativo. Ma è la stessa cosa, cioè... Infatti, addirittura, appena mi ci sono approcciato, ho detto: ma perché lo fanno in multiplayer? Questo è così bello da solo. Non c'è bisogno del PvE, del PvP, di niente c'è bisogno. Ma porca di quella! Oh, salve, quello è grosso. Arrivo! Aia, questo è grosso. Aia. Aia. Aia, parte 2. Non mi fa ricaricare la vita. Non so cosa dirti. Boh, a me piace tantissimo già così. Già il fatto delle opzioni, del combattimento, eccetera. È perfetto così, guarda. Non c'è bisogno di PvE, di niente. Questi respawnano all'infinito, io che cazzo sto facendo qua? Devo raggiungere un pallino arancione, immagino, no? Il teschio. E mi sa che non... Ecco, qui già andiamo un po' contro il mio stile di gioco. Ovvero, a me piace sparare tutto. Per quello mi piace un sacco Tomb Raider, mi piace un sacco Alan Wake. Tutti questi giochi qua, dove proprio è un piacere. Quindi la mia qua... Continuano a respawnarmi mostri perché non bisogna sparare troppo. Già stiamo vedendo le prime differenze. Bravo, sono... no, si apre, no, perché sennò faceva molto ridere. Ma che cazzo? È un mio diritto il checkpoint e non me lo danno. Mi fracasso tutti. No, è un mio diritto il checkpoint. Levatelo. Olè, punto caratteristica. Oh, è stato terribile. Allora, e ti direi il vigore a sto punto. Forza. Devo aggiungere gli altri livelli. Tutto equilibrato. Allora. Dove cazzo entro? Le poste di checkpoint, guarda che sono veramente incredibili. Dove si entra? Dove? Così? Non aver paura, è un pullman rotto. E niente, c'ha paura. Ma perché non si arrampica su? È un mio diritto checkpoint, non mi è stato dato. Non va bene. Non so come si entra, non so se c'è un giro largo da fare. Stai che stacca. Questo l'ammazzo, questo l'ammazzo! Oh! Aia! L1, genio del male, bravo, così. Altra arma! Facciamo anche così, aia! Va bene. Adesso mi switchi l'arma. Come cazzo è a quale switchare l'arma? Porca miseria. Che è sta roba? Ho notato. Mi switchi l'arma, porca puttana. Ti sto premendo due pulsanti, switchami l'arma. Cortesemente. Non gira, non fa. Triangolo, ho premuto tutto il joystick, te lo giuro, non andava più niente, boh.
Tu è OE che poi muovo triangolo. Ho premuto tutto più volte, non dicevo nulla. Questo è il mio modo di giocare, hai capito? Arriva. Quanto mi diverto, quanto! Eh? Ah, rompete, eh? No, però no, devo risparmiare i colpi. Vado via, vado via, vado via. Però sta cosa di spawnare è proprio una minchiata. Ma lasciate perdere. Sei contento che esci il 2? Di Remnant e che esce su Switch. Dico il primo. Così è su due piattaforme. In realtà dovrebbe essere già uscito. Scappo, scappo, scappo. Voglio andare dove vi va e non fermarmi qua. Questo stronzo mi porterà. Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? Ma basta. Cannonate, cannonate, così capite, cannonate. A posto. Ma dai che la mi ha trattenuto tutto qua. E basta, eh. E basta. Dicevamo. Oh, quanto mi inseguono? Quanto? Non hanno un pattern che poi tornano indietro di colpo, no, eh. Ovviamente questo è un vicolo cieco. Di solito ci mettono delle cosine, ma forse non è questo il caso. Niente, devono morire. Ma usa, quanto ci vuole? Cannonata, eh? Ancora. Ma sei coglione. Ma ce la fai a colpirlo? Io non lo so. Ma non è vero che è finita. Allora, adesso forse può essere finita. Abbiamo il checkpoint maledetto. Ah no, è un teleporter. Tipo, non ho idea. Olè, il bel falò. Bravo. Se non mi rifulasse sarebbe grave. E abbandona il dungeon. No, non devo fare niente. Non lasciare che mi perda. Che mi prenda. Da quando è che mi perdo? Che cazzo è? Non sono i soliti. Oh, calmi, calmi. Questo è grosso. Sì, diventa un po' Resident Evil in questo momento, però. Oh, ciò. Basta. Oh.
Quindi questo di qua. E io boh. No dai, questi sono presi da Resident Evil per davvero. Esplodono al contatto. E vabbè, allora. Questi non esplodono. Vi ammazzo tutti. Ma che cazzo è quello? Oh, stronzo. No. Me vaffanculo, poi infetto da sto bastardo, no. Dove sei? E beh, certo, e fai quel cazzo che ti pare, ma io non lo so. E poi? Ma io non lo so. Ma guarda te. Triangolo. Ho fatto triangolo. Allora? Come sono finiti? Dai, non... Ma come sono finiti 2 su 26? Finita. Proprio finita. No, andava così bene. Fallo come all'inizio. Con i dialoghi, due mostri. Che cazzo succede? Almeno c'è il checkpoint, però veramente. Ma da capo, porca di quella miseria. No, la bomba no! Potenziazione di sto cazzo, sì. Il boss almeno è sconfitto, no? Via! Aia! Eroe che scappo, niente, inutile, vero? Ma che cazzo dici? Ma la bomba mi ha sciolto. Vabbè. Tanto prima o poi lo spacchiamo sto gioco, cioè non è che continuiamo a ricordarci, prima o poi. La bomba! Olè. Poi arriviamo qua sotto. Faccio subito esplodere quello. Dove cazzo è? Eccolo! Vai, 10. Ma non la bomba! Tutte le volte! Siamo a posto? Oh, save state qua mi servono tutti. È lì? Ma che cazzo? Oh, ma sei scemo? Che cosa aspetta a farlo? Ma che... No! Allora, aspetta, ma che cazzo? Oh, ma che è la cucciolata? Dicevamo, fammi aprire sta roba, voglio vedere cosa c'è. Ma porca, ma vaffanculo, va. Ovviamente. Ah, ma non è il boss quello. Ma porca miseria. Quello è grosso. Che cazzo fai?
E ora non ho molto movimento. Sì, ma sei anche sensibile. No, 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 ma che livelli sono questi? E vaffanculo, sì. No, effettivamente è molto difficile, non era previsto. Non era previsto così. Cioè, si parte bene, invitante, e poi fa lo stronzo. Ma perché? Oh. Porca puttana! Senza danni. Ma putrefazione di sto cazzo. Che poi non scende. Se uno smette di respirare come dovrebbe essere. Sono sempre, tutte le volte. Quando vuoi, quando vuoi. Trovai che PGR2, io non so, non so. Non ho più parole, guarda, non ho più parole. Si mette male perché sei stronzo. Io è 3 ore che lo sto facendo. Guardalo, guardalo. C'è un nemico, lo vuoi colpire? No, non ce la può fare. Sì, ma caro mio, cioè devi metterti qualcosa perché non si può vivere così qua. Facciamo così, va? Un po' più di proiettili, abbondiamo un po' perché già sta male. Dai, però, non è possibile. Sei stupido! Meno male che sono scarso. Quello è grosso, Quello è grosso. No, vabbè, vaffanculo, no. C'ha pure, si parla pure quello lì. Punto caratteristica, ma vattene a fanculo, va, tu la tua caratteristica. Ma oh, è 3 ore che vi spacco. No, 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 devo andare di qua se non mi blocco. Che idea di merda, che idea di merda. Guarda, te se li faccio... Non gli faccio niente a questo qua, non gli faccio niente! E ci mancava! Ah! L1, L1! E vabbè, però se non... Allora, caro mio, però non è che c'è la cura e non si fa nulla nella vita. Si corre mentre ci si cura, se no è un casino qua. E muore così malamente. Oh, ridendo scherzando. Oh, è stato terribile. Oh, basta, io direi che torniamo alla base. E chi si è visto si è visto. Ridendo scherzando, vedete? Prima o poi si tiene tutto. Non dovrebbe esserci più nemici, vero? Oh!
Adesso ci penso io. Voilà. E così torniamo alla base. Ah, devo abbandonare proprio? No, 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 torna al dungeon. Cioè, torna al World 13. Posso sollevarsi di quello da qui che non se ne poteva più. Questo è andato avanti con la storia, si spera. Boh, ci sarà quell'obiettivo, boh. Chi lo sa. Io direi che per oggi possa bastare. È stato un po' più difficile del previsto, non me l'aspettavo. E quindi noi ci vediamo mercoledì con, come vi avevo detto, Bioshock Infinite. Ciao, mi sto guardando.